La festa di San Valentino vi raccontiamo una storia normale ma anche speciale. Un amore semplice e speciale, quello di Laura ed Efrem, che raccoglie tutti i colori della vita. Un amore nato ad Orezzo, frazione di Gazzaniga, quando Laura aveva poco più di 14 anni ed Efrem 27, in un tempo in cui quei 13 anni di differenza facevano parlare il paese. Ma l'amore non guarda queste cose e alla fine ha vinto su tutto. Ti ricordi Laura quando tu arrivavi di corsa e io scappavo perché tu eri giovane, io insomma ero già un pochino su e non volevo avere problemi con la tua famiglia che mi conoscono bene e mi rispettavano e quindi sicuramente anche per me era un momento difficile perché comunque alla fine insomma però sono sempre stato comunque onesto prima di tutto con lei e poi con la loro famiglia perché comunque ho detto adesso è presto. Però se ci sarà, come diceva sua nonna, se saranno rose fioriranno e abbiamo aspettato un attimo, le rose poi sono fiorite in cinque fantastici figli. Raccontiamo la storia di questo amore dal quale sono nati ben cinque figli perché ci racconta di una forza che si scatena dentro le tante fatiche, anche quando la malattia costringe Laura e un mese dopo anche Efrem a fermarsi, a rivedere le priorità. Sicuramente messo alla prova. Messo alla prova veramente molto 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 seriamente. Comunque penso che con San Valentino come oggi ci darà una mano per andare Ok. Ecco che ancora l'amore diventa la bussola e si trasforma in nuova energia. E per Efrem e Laura, Miss Mama 2010, titolari di un ristorante nel loro paese nativo, questo San Valentino ha un sapore davvero speciale. Se si ricorda San Valentino. Si possono anche superare e vivere comunque una serena vita di coppia senza, anche con qualche rinuncia, ma comunque sicuramente con tante belle soddisfazioni. Grazie amore.